allacciare idealmente al bellissimo intervento di Stefania, perché adesso io parlerò, diciamo, del lato moderno degli incontri ravvicinati. Chiaramente c'era anche un lato antico, quello di cui parla anche l'amico Mauro Bindino, insomma, e altri. Ci sono, diciamo, due tipi di entità che hanno lavorato in epoche diverse. Questo lo devo spiegare, se no poi si crea un attimo di confusione. Vale a dire che l'uomo è stato accompagnato per tutta la sua storia da delle creature non umane, che poi troviamo appunto nei dipinti rupestri, nelle statue, nei miti, diciamo, nei testi leggendari di quasi tutto il pianeta. La cosa interessante è che questi esseri, queste divinità scese dal cielo in qualsiasi parte del mondo, noi abbiamo questi miti e si comportano più o meno sempre nella stessa maniera, anche fisicamente hanno questo aspetto, no? Quindi se noi magari in Europa o Nord Europa vediamo che ci sono gli dei di Asgard che sono alti e biondi con gli occhi azzurri, però questi dei sono alti e biondi con gli occhi azzurri anche dai greci, e lo sono addirittura biondi con gli occhi azzurri anche nell'America precolombiana, tanto che poi quando arrivano gli spagnoli, no, di Cortés, di Pizarro, alti con queste armature lucenti, con questa tecnologia per loro avveniristica, pensano di riconoscere i loro dei, no? In questi nuovi arrivati dall'Europa. Quindi evidentemente queste divinità hanno fatto un lavoro a livello globale, basta pensare anche alla somiglianza tra le piramidi che stanno in Egitto, quelle che stanno in Sud America e tutta un'altra serie di costruzioni antiche. Andrebbe poi sottolineato il fatto che in Egitto ancora adesso le piramidi sono state costruite in una maniera che ancora non è stata spiegata. Sì, noi vediamo su Focus questi bellissimi disegni con gli schiavi che tiravano le pietre, non è così, non è assolutamente così. C'era sicuramente una tecnologia per costruire determinati edifici, sì, scusate che adesso dopo pranzo c'è un attimo il momento di down. Allora, che volevo dire? Praticamente questi dei si comportavano in una maniera molto particolare con noi uomini, cioè nel senso avevano bisogno di forza lavoro, avevano bisogno di chi faceva la semina, di chi raccoglieva le piante, di chi pescava e cacciava con loro, avevano bisogno di chi facesse la manodopera. Ed è un po' la maniera in cui siamo sempre stati usati da questi dei che venivano sempre dal cielo, dalle stelle. Il discorso cambia nel tempo, spiego perché, faccio una super sintesi, se no poi così non ci perdiamo il passaggio da quello di cui parlava Stefano adesso. Vado a dire che anticamente c'erano, e questo esce fuori in tutti i miti, due clan, due gruppi, no? Di questi Elohim, di questi Anunnaki, di questi dei del cielo. C'erano i pacifisti, quelli insomma che erano più scienziati, tecnici, quelli anche genetisti che cercavano di modificare le cose con l'intelligenza, e poi invece quelli più guerrieri, fatti, insomma, quelli più propensi all'azione bellica. Ed erano quelli che poi sono assurdi nelle mitologie di tutto il mondo e anche in quelle bibliche, erano quelli insomma che conquistavano e che cercavano di glorificare la battaglia e portavano poi i caduti nel Valhalla o quello che fosse, insomma anche Gilgamesh viene portato in cielo, anche Ercole, tutti questi eroi semidivini che avevano un po' il DNA loro alla fine li portano in cielo. Poi l'idea che se tu sei bravo, sei buono, vieni portato in cielo, poi è stata, poi mi spiegherà Laura Fezia che cosa è successo dopo. Però che succede? Per un lungo tempo avevano predominato questi che erano i guerrieri, quindi ci avevano anche un po' formato, no? come civiltà, l'idea di conquistare, insomma siamo cresciuti un po' male, siamo cresciuti con questa idea che bisogna sempre combattere il nemico, conquistare, usare le armi e via dicendo. Poi però a un certo punto sembra che sia tornata al comando di questo gruppo di dei la parte, come possiamo dire, pacifista, quelli insomma che preferivano fare le cose senza le armi. Stranamente, proprio nel momento in cui questi teoi, questi annunati, questi eroi, come li vogliamo chiamare, sono scomparsi, più o meno nello stesso periodo in cui sono scomparsi, non hanno più chiesto sacrifici umani, non hanno più chiesto di mandare la gente in battaglia o di sacrificare il primogenito, non hanno più chiesto queste cose efferate, nello stesso momento nasce Cristo e
Il cristianesimo viene accompagnato da una serie di miracoli, vale a dire per esempio dei climei ardenti, quindi degli scudi di fuoco che appaiono nel cielo e convincono i vari imperatori romani a seguire il cristianesimo perché formano appunto delle croci o altri, tra virgolette, miracoli di questo genere, accompagnano il diffondersi di questa religione anche poi in maniera, insomma, a volte cruenta pure ugualmente, perché noi ovviamente come popolo eravamo stati sempre formattati in una certa maniera. Però chiaramente diventa meno intrusiva, cioè se prima arrivava il Dio col suo carro di fuoco dicendo adesso mi dovete dare l'oro e l'argento, come diceva qualcuno nell'Antico Testamento, no? Yahweh diceva mio è l'oro, mio è l'argento, mio è la vendetta, insomma non erano dei concetti propriamente buonisti. Invece poi nel tempo c'è un intervento un pochino più delicato, ci sono queste entità che appaiono sempre a dei veggenti che dicono di fare determinate cose perché è meglio per noi. C'è sempre un'ingerenza di qualche tipo. Questo signore Glenn Dennis era il becchino del paese, come si dice, il cassamortato, che venne svegliato alle 4 di notte da uno della base che gli disse: guarda, devi preparare 4 piccole bale come per bambini. E questo giustamente, sai, in paese piccolo, oh mannaggia, mi dispiace, un 4, ma chi è morto? Dice, fatti affari tuoi, non fare domande, però queste bare gli devi mettere il ghiaccio secco perché si devono mantenere i corpi. Lui rimase un attimo così, dice vabbè, e gli portò queste bare. E il giorno dopo, non mi ricordo se lo dico, no, il giorno dopo lui incontrò una sua amica che lavorava come infermiera nella base. E questa stava che tremava, no? Gli fece prese un caffè a un bar e su un tovagliolino di carta gli fece lo schizzo di questo grigio, di questo omino con gli occhi grandi, e disse: lo hanno portato nella base, io ho fatto da assistente al dottore mentre gli abbiamo fatto l'operazione, gli abbiamo salvato la vita, ma io non so questo che cos'è, da dove viene. E Glenn Dennis gli disse: beh, se scopri qualcosa di più fammelo sapere. Dice: no, non posso parlare, non posso parlare. Il giorno dopo lui andò a cercare la sua amica e gli dissero che questa infermiera è stata trasferita in Inghilterra e nessuno ha più saputo niente di lei. Questo per raccontare. Il giorno stesso della dichiarazione di Jess Marcel, che è uscito il giornale dicendo è caduto un UFO, il comandante dell'ottava divisione in persona, il generale Remy, arriva e dice che in verità quello che avevano visto i militari era solo un pallone sonda, erano i rottami di un pallone sonda che erano caduti, e quindi che Jess Marcel si era sbagliato, aveva fatto la figura un po' del Pirletti, come vogliamo dirlo. Oh, questa è una foto di Remy, di Jess Marcel, che viene obbligato poco prima della conferenza stampa con i fotografi. Remy parla a Jess Marcel e dice: o tu gli dici ai giornalisti che ti sei sbagliato e che era un pallone sonda, oppure ti mettiamo in galera, ti togliamo tutti i soldi, mettiamo la tua famiglia sull'astrico, ti facciamo un casino. E quindi a un certo punto gli hanno detto: ti processiamo per l'altro tradimento. Lui a quel punto ha detto: vabbè, che devo fare? E si è messo a fare in posa davanti a dei rottami di un pallone sonda dicendo: sì, sono deficiente, mi sono sbagliato. Attenzione, siamo a 2 anni dalla fine della guerra, la base di Roswell è l'unica che ha la bomba atomica, ci siamo? Vedo che il dopo pranzo fa un bel effetto pure voi, che siete un attimo. Allora, Jess Marcel era il capo dell'intelligence dell'unica base con la bomba atomica in America, poteva essere deficiente? No. Diciamo, ragioniamo. Anni dopo, finita, insomma, che ormai la pensione va a quasi 80 anni, disse: no ragazzi, io ho visto veramente qualcosa che non era di questo mondo. Qui c'è il generale Remy che sta vicino, insomma, ai rottami del pallone sonda e ha un telegramma in mano. Di recente hanno ingrandito la foto e il telegramma parla di un disco che è stato trovato vicino a un ranch, che c'erano dei cadaveri vicino ai rottami, che i cadaveri sono stati portati a Fort Worth alla base militare in Texas, e diciamo. Quindi insomma sono uscite altre cose ancora. Mi seguite? Sì, poi vi interrogo, faccio al campione. Allora, generale Remy, poverino, poi venne sentito un paio d'anni dopo, anzi l'anno dopo, venne sentito da alcuni piloti mentre diceva: è stata la più grande menzogna che io abbia dovuto dire, era qualcosa che non era di questo mondo.
Oh, che era successo un anno prima? Attenzione, perché la storia delle esplosioni nucleari, quindi dell'atomica, la bellissima storia dell'atomica, si intreccia con questo discorso delle... Vale a dire che un anno prima c'era stata un'operazione Crossroad nelle Bimini, perché naturalmente gli americani se non buttano le bombe da qualche parte non sono contenti, e avevano fatto un'operazione, un test atomico per vedere che succedeva quando buttavano delle bombe atomiche sopra delle vecchie navi che ormai dovevano essere demolite. A gestire tutta questa operazione e a vedere le esplosioni nucleari dall'alto nell'aereo erano Roger Ramey, che era questo generale che gli aveva tirato le orecchie ai ragazzi, e i ragazzi stessi, cioè c'era William Blanchard, che era il colonnello che era a capo della base di Roswell, che in pratica stava nell'aereo con lui ed era il ed erano loro due che dirigevano l'operazione Crossroad per capire la potenzialità delle armi nucleari. A gestire invece tutta l'intelligence di quell'operazione era Jess Marcel. Quindi Jess Marcel e William Blanchard si sentivano molto confidenti, molto sicuri di sé, tanto da poter dare una notizia ai giornali, perché erano ai massimi livelli di segretezza degli Stati Uniti. Loro avevano in mano la bomba atomica, quindi loro erano persone che erano convinti che potevano fare un po' come gli pareva, non erano gli ultimi arrivati. Non solo, a tirare la bomba atomica, a lanciare la bomba atomica in Giappone fu Tibbs, questo Paul Warfield Tibbs, che chiamò l'aereo Enola Gay perché disse che Enola Gay era il nome della madre. Mi dispiace, la madre, il nome è veramente bruttina. Ma se lui avesse avuto la tosse o la febbre, a partire a lanciare la bomba atomica sarebbe stato William Blanchard, quello che ha dato l'autorizzazione per parlare dell'UFO di Roswell dicendo che era vero. Quindi mi sembrano persone un pochino troppo qualificate per dire delle cavolate. E sono tutte storie che legano le bombe atomiche, o comunque il nucleare, agli alieni. E non è solo un caso. No, questo chiaramente è un'immagine del filmato, famoso filmato dell'autopsia di Roswell, che l'avete visto il filmato? Sì, ok. Sembra che era finto, però era stato fatto su un originale precedente di cui eventualmente parleremo. Poi naturalmente nel libro, ma anche negli altri libri, insomma, ci sono tantissime foto di oggetti strani visti sulla Luna. Nel 72 la NASA disse che non c'era più niente da vedere sulla Luna e non ci andavamo più. Va la storia che era un po' diversa, va la storia che già nel primo lunaggio, che quest'estate ci sarà il cinquantennale, dovrebbe essere del primo lunaggio, hanno visto Armstrong e soci delle cose, dei due dischi sui crateri, sul bordo interno di un cratere. E poi quando arrivò l'Apollo 13, quando l'Apollo 13 era in viaggio verso la Luna, sembra che portasse con sé una piccola testata nucleare, perché vuoi che gli americani non lasciano un piccolo regalino sulla Luna, quando hanno capito che c'era una base aliena sopra hanno pensato di portarci una bomba nucleare e naturalmente sono stati fermati, quindi non è vero che è stato un incidente. Giusto una chicca, questo è le Space Shuttle. Vi ricordate che lo Space Shuttle era una navetta di rientro atmosferico e ricordava molto da vicino quella che era la navetta caduta a Roswell. Non solo, i testimoni dicono che già nel 47, diciamo i testimoni, che sotto, nella parte ventrale, la navetta di Roswell aveva una struttura a nido d'ape, come se avesse delle piastrelle, proprio come, guarda caso, lo Space Shuttle ha le piastrelle termiche per evitare il surriscaldamento al ritorno. Sono molte le cose che noi abbiamo copiato da questi dischi che sono stati in qualche modo o caduti o anche forse a un certo punto scambiati. C'è stato, si dice, un programma di scambio tra il governo americano, ma sicuramente è successo uno simile anche con i russi o con i cinesi, a cui è stata data molta tecnologia aliena in cambio di altre cose che poi magari vedremo più avanti. Phil Corso, che era un colonnello e che ha lavorato nel Pentagono dal 60 al 62, lui aveva i file di Roswell, lui aveva un cassetto pieno di tecnologia che era stata tirata fuori dal disco caduto a Roswell, e andò dalla IBM, dalla Bell, da tutte le industrie maggiori americane per dire: facciamoci un po' di soldi con questa tecnologia, cerchiamo di farci delle cose che o si possono essere usate come armi per l'esercito o ci facciamo dei soldi per le operazioni top secret. E quindi nel libro di Corso si dice che
Molte cose, quindi le chip dei computer più recenti, le fibre ottiche, gli esaltatori di luminosità, i giubbotti Kevlar, gli aerei stealth e quant'altro, sono tutte cose tecnologiche desunte dall'aereo di Roswell. Sarà strano, ma nel 1966, lo ricordate Kirk, Star Trek? Ecco. Quando lui doveva chiamare l'Enterprise, apriva il cellulare nel 66, e sull'Enterprise c'era Ura che rispondeva con Bluetooth. Immaginate quanti anni hanno queste cose, ok? Quindi loro spiego questo perché se non si capisce. Spock, cioè Leonard Nimoy, che è l'attore che faceva Spock, dice che durante le prime volte nel 66 che facevano Star Trek c'era uno della CIA che fermava il regista e stop, andava da lui e dice no, l'alieno parla così, si dice così, si muove in questo modo, e lui diceva ma questo che vuole? Era una cosa un po' strana. La cosa interessante che consiglio a tutti è che nei telefilm Kirk tiene sempre il cellulare lontano, non lo tiene qui. Cioè sarà un motivo, no? Gli alieni usavano il viva voce perché sennò ti frigge il cervello. Ecco, ricordiamoci, cioè, questa cosa può essere utile. Poi, sempre nella prima puntata di Star Trek avevano questo strano diario elettronico, con tre pulsanti. 66 ragazzi, penso quanto è vecchia sta roba. Poi nell'87 la nuova serie di Star Trek usano questo diario elettronico, questo quaderno elettronico che chiamano PAD, Personal Access Display. Poi qualche anno dopo, nel 2000, la Microsoft e anche Steve Jobs dicono abbiamo inventato l'iPad, è una cosa nuovissima, e no, ma va. E quindi noi poi stiamo lì a fare la fila. Con questo ho finito e vi ringrazio dell'attenzione.